Ciao a tutti da Arcadave e benvenuti in questo nuovo video. Sì, è vero, è da un po' che non ci vediamo e sì, è vero, ho avuto un po' da fare, ma il lupo perde il pelo nel vizio, quindi, a bomba, torniamo subito con questo classico ormai per il mio canale unboxing di che cosa? Di Child of Light Deluxe Edition, contenuto scaricabile ovviamente per la PlayStation, un gioco che mi intriga soprattutto per l'art design, soprattutto perché è davvero spettacolare. Ho visto qualche video, qualche foto e ho detto no, basta, devo assolutamente giocarci. E esclusiva GameStop c'è anche questa edizione fisica, dove contenuto, oltre al codice per scaricare il gioco, c'è contenuto un bellissimo poster A2, che penso sia la grandezza del foglio, opera di Yoshitaka Amano, un portachiavi Igniculus, un artbook e un contenuto bonus digitale. Ma passiamo allo inscatolamento. Quindi, vediamo subito. Ecco la copertina. Child of Light Deluxe Edition. Compatibile sia con PlayStation 4 che PlayStation 3. Io ovviamente lo scaricherò sulla 4, almeno un po' la uso. Questa è la copertina. Molto bella. Già vedete quant'è evocativo l'art design di questo gioco. Un gioco di ruolo che è tratto dagli JRPG, parla di fate, qualche cosa di magico, capito? Sul lato abbiamo scritto Child of Light Deluxe Edition. Lo vedrete meglio. Eccoci qua. Qua ci sono dei simboli magici. Dietro invece abbiamo un po' quello che sarà contenuto nella stessa. Andiamo un po' a vedere più nel dettaglio. Sperando che... Eccoci qua. Messo zoom. Non fidarti della notte. Vivi un viaggio fantastico. Sconfiggi la regina oscura e salva il magico regno di Lemuria. Siamo pronti. Direi che siamo pronti. Sconfiggi i tuoi nemici in classici combattimenti a turni, grazie a incantesimi e a potenti attacchi. Quindi un gioco di ruolo a turni, interessante. Incontra nuovi amici durante il tuo cammino, aiutali a far entrare nel tuo party. Quindi, oltre che essere a turni, c'è cioè il classico party. Sì, è un classico JRPG, però fatto da uno studio occidentale come la Ubisoft, questo è interessante. Gioca da solo o fatti aiutare da un amico che impersonerà la lucciola Igniculus. Vabbè, possiamo anche giocarci in due. Cosa contiene? Ve l'ho detto prima, ma di qua si vede un po' meglio. Artbook, portachiavi, poster e in-game, bonus in-game. Sotto il blu. Allora, andiamo un po' ad aprire questa scatolina. Allora, qui c'è dello scotch, quindi non andiamo di cattiveria, Calma, tutta la calma del mondo. Mi sono appena tagliato le unghie esattamente quando mi serviva. Mica male, eccoci. Stiamo togliendo. Ok, e oppi. Allora, ecco l'artbook, Child of Light artbook. Non è cartonato, però comunque è carta più spessa rispetto ai classici fogli lucidi. Ecco la nostra protagonista Aurora. Tutti i suoi movimenti, anche le fasi dal bozzetto che cosa, gli amici, probabilmente i personaggi che ci accompagneranno durante l'avventura. No, allora, l'art design è effettivamente fantastico, cioè proprio una cosa che mi ha ispirato subito dal primo secondo è stato questo e continuo a pensare che sia davvero 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 interessante. Anche i nemici, notare proprio il look generale è meraviglioso. Qua abbiamo i codici sia che del bonus in game che del videogioco. Vabbè, non ve li sto a far vedere perché insomma per ovvi motivi. Eccoci arrivati poi al poster, che già lo vedo bello grosso, quindi probabilmente dovrò poi spostare la telecamera per farlo vedere meglio, ma è bellissimo, vi dico subito che è bellissimo. Mi piacerebbe anche attaccarlo, ma sapete, io non uso assolutamente nulla di ciò che è contenuto nelle limited special edition, qualsiasi cosa, ma questo poster è fantasticamente meraviglioso. Adesso cercherò di farvelo vedere un po' meglio. I tagli sono fantastici, sembra proprio una stampa giapponese d'altri tempi, fantastico. Direi che l'artista, come che era, Yoshitaka Amano, ci ha dato dentro per questo poster. E ultimo ma non ultimo, un simpatico portachiavi con la
la fiammettina Igniculus, che è tanto carino. Adesso non so se riesco a metterlo a fuoco. Ecco il portachiavi. Oh, che ciccino che è. Mi sa che si illumina pure. Si illumina. Girando la cordicella. Che carino che sei. Oh, mamma mia. E niente, questa era la Deluxe Edition di Child of Light. Un gioco di ruolo occidentale ma orientale, ambientato nel mondo delle fate, che mi ispira tantissimo. Infatti non vedo l'ora di scaricarlo e di giocarci. Allora ragazzi, io spero di rivedervi presto, più presto del solito, perché ultimamente non ho più troppo tempo per fare video bene, come più o meno bene, poi a seconda di come li ho sempre fatti. Quindi cercherò di inventarmi qualcosa di nuovo per essere più rapido, più coinciso e soprattutto un po' più presente. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima. Le mie mani ballerine vi salutano. Ciao.